Buongiorno a tutti e bentornati nella nostra galassia. Finalmente sul sito di Anthem ufficiale sono uscite tutti i dettagli dell'atto 1 e di quanto durerà, e di conseguenza possiamo andare un attimo a parlarne più nel dettaglio e a vedere realmente quello che succederà nei prossimi mesi. Si è scoperto che l'atto 1 non sarà solo ed esclusivamente a marzo, ma partirà a marzo 2019 e finirà a maggio, a fine maggio 2019. Quindi saranno 3 mesi interi in cui la BioWare ha deciso di portare continuamente contenuti. Andiamoli un attimo a vedere, abbiamo già fatto un video, ho già fatto un video per quanto riguarda l'atto 1, ma era un video abbastanza approssimativo per il semplice fatto che non erano stati dati realmente tutti i contenuti che ci sarebbero stati. Invece adesso finalmente abbiamo una roadmap ufficiale direttamente dal sito che state tra le altre guardando. Quindi andiamoli un attimo a vedere, a marzo usciranno alcune cose, non tantissime, ma abbastanza per continuare a farci giocare su Anthem. Prima di tutto avremo nuovi cosmetici, ovviamente, come sempre sapete che direttamente dal nostro bellissimo amico che troviamo a Fort Arsis possiamo andarli a comprare. Bene, ci saranno nuovi cosmetici e tra l'altro ci saranno i cosmetici tramite le roccaforti, quindi alla fine di ogni roccaforte avremo anche dei cosmetici in regalo. Avremo nuovi rewards con nuovi item, nuove missioni leggendarie e soprattutto avremo una varietà continua di nuovi eventi in free play. Di conseguenza, la BioWare punterà soprattutto, ma anche negli mesi successivi, ad aggiungere tantissimi eventi in free play perché alla fine della fiera è quello l'endgame del gioco. Quindi, oltre a questi tre bellissimi contenuti particolari, avremo ovviamente altre 4 nuovi eventi in free play mode. Ottima cosa. Ad aprile invece 2019 ci saranno un fottio, scusatemi la parola, di update. Iniziamo con l'espansione del Mastery System, quindi ci sarà plausibilmente un'evoluzione per quanto riguarda la difficoltà del gioco, che attualmente è già complicato di suo, anche avendo il potere massimo. Nuovi reward, anche qua nuovi item e quindi nuovi reward. Ci saranno ovviamente l'aggiunta di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nuovi free play event che ovviamente andranno a comporre sempre di più un mondo molto più vivo e attivo. Attualmente diciamo che lo è e non lo è. Si trovano abbastanza nemici, ma non si trovano in realtà moltissimi eventi. In questo caso si andrà ad aggiungere ad aprile una miriade di eventi. Si andranno ad aggiungere altre Legendary Mission, la fase 2 delle Legendary Mission, una nuova roccaforte, The Sunken, il Social Play, quindi avremo il Weekly Stronger Challenge, che sarà probabilmente una sfida delle roccaforti che sarà a tempo plausibilmente, e chiaramente andranno ad inserire finalmente ad aprire invece le leaderboard, quelli social play, ma soprattutto le gilde, cosa che potrebbe essere molto utile, soprattutto per tutte le gilde che in realtà hanno già iniziato e in realtà non sono definite all'interno del gioco. A maggio, che è diciamo il finale dell'atto 1, ovviamente ci sarà il Cataclisma Start, quindi avremo lo start del Cataclisma, che in realtà abbiamo già visto nella demo. Sì, io ho già postato queste foto con questo Cataclisma nella demo, ma in realtà nella demo era molto nerfato e non si capiva più di tanto. Ci sarà di nuovo, attenzione, attenzione, ci sarà di nuovo l'evento a tempo dei Titani, quello che ho fatto il video qualche giorno fa, ve lo lascio comunque in descrizione, e andranno ad aggiungersi, oltre al Cataclismo, altri free play event, una nuova missione e ovviamente degli altri item rewards. Andiamo quindi a definire questi 3 mesi successivi come una continua aggiunta di roba da parte di BioWare per far partire al meglio il gioco. Ci hanno dato 2 settimane per ambientarci, per arrivare, diciamo, a poter giocare in Grandmaster 1 e 2 abbastanza con facilità. Nel 3 ancora praticamente non c'è nessuno. E chiaramente dal 1° di marzo si aggiungeranno una miriade di cose fino a maggio. Questo è
un'ottima cosa per quanto riguarda lo sviluppo del gioco e anche per mantenere la parola data da parte di BioWare, fin tanto che avevano detto avrebbero continuato ad aggiornare, continuato a fare aggiornamenti costanti e non, diciamo, a tempo, cioè una volta ogni 3 mesi o una volta ogni 6 mesi, come succede magari negli altri titoli. Secondo me queste sono veramente una miriade di cose. Spero che vada tutto bene. Spero che le patch, soprattutto non solo queste, ma ci siano anche patch di ottimizzazione e comunque di bilanciamento dei vari strali, di quello che può essere le varie modalità. Quindi speriamo che BioWare mantenga questa linea e continui sulla sua strada, perché realmente se porterà ad adempimento tutte queste cose, già a maggio avremo un gioco che sarà il doppio di quello che ha attualmente, il che va sempre bene nella vita. Non ci saranno, ovviamente, non c'è ancora stato detto, ovviamente, l'atto 2 e l'atto 3, perché non si sa in realtà ancora quando usciranno. Considerando i tempi, secondo me ci daranno dopo maggio 1 o 2 mesi o anche 3 per avere l'atto 2 e poi 1 o 2 mesi per avere l'atto 3, ma comunque secondo me entro fine anno sicuramente l'atto 2 lo vedremo. Con questo in realtà è tutto, c'è stato veramente una bellissima roadmap, secondo me questa è una bellissima roadmap che non dà tanti dettagli che saranno plausibilmente da scoprire, ma che finalmente si ha comunque un'idea di dove si sta andando a parare. Con questo è tutto, spero di esservi stato utile, spero di avervi portato delle buone news a tutti e GG a tutti quanti.